parlare, c'è come sulla Terzi, che attualmente gli impianti di Bruciata stanno proprio chiusi, con le finestre, le porte della notte, chiusi dopo, ma non chiusi da un anno, chiusi da Terzi, se andate a vedere le persiane, si sono veramente diventate nere, no? Io vedo che un fatto tipo di risposta, anche se ti viene, se viene, deve essere quella di volte l'acqua, ma non ci scarica il controllo, se ti viene riesci, lo sai che vedino, cade sul circuito giusto. In prima condizione la maggioranza del Consiglio Comunale, che aveva un documento cartaceo che forse dice procedisco di rumori, di difficoltà respiratorie, di bambini che hanno allergie, dovute a pensare, effettivamente in finanza. Non si sa in grado, perché non si riesce a facoltare di un'indagine seria da quegli enti che collaborano. È pubblico e questo deve essere uno più discorso. Come in una commissione, se presente, c'era presente anche Bartolucci, mi ricordo, che era, mi pare, presidente di quella commissione, che sia vicende agili, visto che mi pare che l'assessore Cinquini aveva detto che nella risposta scritta, purtroppo io non ce l'ho la risposta scritta dell'ufficio, dice che non la ritiene fattibile, non costruttiva e un momento per capire meglio se funziona il problema, cioè come funziona il meccanismo. Mi metto questi smarco di fondo, ma le prese un credito. La commissione di valutare se i provvedimenti di chi si mandano mobili, addirittura coinvolgendo anche più parte dei circondari, cioè il tecnico, che è un tecnico circondario, in cui lui disse c'è la possibilità, se non sbaglio correggendo, in cui disse che c'è la possibilità di utilizzare i semafori che sono attrezzature permanenti del circondario della provincia e fare una prova. Anche lì si è preso l'ingegno, per cui c'è una situazione, ci sono dei momenti in cui noi ci alziamo dalle commissioni o anche addirittura dai tribunali, in cui già via oggi direi un po' illusi, che un mandato si dà alla Giunta di impegno che facciamo assumere dall'amministrazione e quindi dalla Giunta di andare avanti, anche a piccoli passi, ma andare avanti, ci si ritrova dopo 5 anni, ci ritroviamo. Ma non è il caso, ma vediamo, senza rispettare gli impegni sereni presi in avanti, non solo gli impegni politici, ma anche gli impegni presi da funzionari di questo est, che era una conferenza di servizio perché partecipava la polizia municipale, e sia anche circondari perché riguardava una viabilità che coinvolgeva anche un'intesa città. Oggi siamo con le finestre chiuse, con le persiane chiuse, con le chiuse, con le case, perché prendono le soggette allergie, informate di sapere anche queste unità di contatto imperiale, in quella zona c'è una zona dove è presenza di molte allergie dovute a questi tipi di inquinamento, parlo delle mie vedenze. E veramente, se fanno un comitato e non si riescono a mettere i soli pianti, fuori poi diventano neri, ma fanno un comitato che come obiettivo è chiedere una verifica di qualità, mi dispiacerebbe veramente che questa amministrazione pagasse di danno a questi cittadini che sono stati colpiti da questi modi di inquinamento, semplicemente per pigrizia, per mancanza d'ascolto, no, ascolto sì, per mancanza di decisione, non di coraggio, ma come ha detto
direi le stesse parole dell'assessore Cinqui, di consenso, perché penso abbia usato queste due parole, trattasi di consenso. Grazie. Interventi? Allora messo in votazione il numero 20. Io non ho delle dichiarazioni di voto. All'inizio non è prevista la dichiarazione di voto, non potrebbe essere ulteriormente tanto spiegato il documento sarà dato un documento scritto. Perché non sono i votanti? 24. 24, no, 6. 24. Io non potrei di più perché da là però ho visto il tavolo uscire che sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Allora, punto numero 3, chi è favorevole al numero 3? 4 favorevoli, chi è contrario? Quindi ci contrari, chi si astiene? 5 a 3. Passiamo al punto numero 4, nel punto 4 parola professore Matteo. Grazie Presidente, onorevoli consiglieri. L'emendamento propone di finanziare la somma di 5.000 euro per una struttura di facilità, una politica di scelta amministrativa che consenta dagli altri ordini di leggere il traffico, eccetera. Come giunta noi esprimiamo un parere contrario perché riteniamo che la dimensione dei tagli equi non rendano necessaria la proliferazione di uffici sul territorio perché si tratterebbe di un inutile spreco visto i tempi che occorrono per arrivare a fare dati per il manifesto normale di uffici comunali. Di più vorrei aggiungere che viste le attuali situazioni sia di bilancio che di compressione anche dello stesso numero della stessa spesa del personale, il necessario dotazione personale verso gli uffici periferici avrebbe automatico effetto di rendere estremamente più difficoltoso e quindi con vita ancora più lunghe e vede totalmente si possono essere il funzionamento, l'ordinario funzionamento degli uffici centrali del comune. Interventi? Allora noi abbiamo proposto questo emendamento, anche questo non è la prima volta che lo proponiamo, perché è vero come è vero quello che diceva l'assessore Matteo, la dimensione della città non è una dimensione tale da poter mettere in conto un sistema di circolamento circolare. Il problema però non è che è un discorso di dimensione, perché nonostante le dimensioni della nostra città non siano dimensioni di grosse città ad esempio proprio in provincia, i tempi però di percorrenza queste dimensioni sono inferiori rispetto alla città ad esempio proprio in provincia sono praticamente gli stessi che ogni cittadino si trova a percorrere in una qualsiasi delle grandi città con gli endemici problemi di tutte le grandi città. Quindi noi siamo una città di piccole dimensioni ma però con problemi di gravità delle città di grandi dimensioni. Ecco perché secondo noi proprio per questo motivo sarebbe necessario, chiaramente stando attenti a non svuotare il centro di uffici che comunque hanno una sorta di richiamo anche per le attività commerciali che ci sono, che non è questo il nostro intendimento, però credo di in qualche modo limitare alcuni uffici in maniera tale alleggerire il traffico in direzione centro città. E questo è un esempio emblematico, sono la zona di Montaelsa, quindi residenze, la zona di Montaelsa che devono recarsi in centro, in comune, per una qualsiasi pratica ricordata, che si trovino ad esempio a percorrere il famigerato di Corgiato, dove i tempi di percorrenza del tratto in via della Repubblica saranno sui 900 metri, sono gli stessi di una percorrenza di qualche chilometro. Ecco perché la nostra idea di in qualche modo in alcune zone della città sia verificabile la possibilità di mettere qualche ufficio in proprio maniera da alleggerire il traffico verso il centro della città. Nell'emendamento si fa menzione anche
anche di problemi di sosta che sfortunatamente sono alleggeriti, crediamo noi che sono alleggeriti non tanto per un successo, secondo noi, che non c'è stato il traffico, ma non è la sosta che si è in qualche modo alleggerito perché di gente c'è in censo, c'è da fare una licenza da meno. Poi, essendo un centro commerciale con il migliore della costa, dove i parcheggi gratuiti, dove le vostre macchine ce ne sono, la quantità, il prezzo del ricavo, è evidente che i cittadini siano invogliati a allearsi lì e non